Buonasera a tutti. È con molto piacere che questa sera presento lo speaker, il professor Giancarlo Ruocco, di questo seminario sulle nanotecnologie, perché mi sono laureata e ho fatto il dottorato con lui, quindi insomma, oltre a essere lo speaker del mio campo di ricerca, cioè la fisica, e sono sopravvissuta. La fisica della materia condensata. E il professor Giancarlo Ruocco è professore ordinario appunto di fisica della materia condensata alla Sapienza e si è occupato di fisica dei sistemi disordinati, dei liquidi e diciamo negli anni più recenti di nuove tecnologie applicate, diciamo, a questi sistemi disordinati. Ha fondato un centro di ricerca nel 2004 dell'INFM che si chiamava SOFT. Nella sua carriera ha avuto cariche importanti, è stato direttore del Dipartimento di Fisica della Sapienza, è stato prorettore alla ricerca, adesso è direttore di un centro per le nanotecnologie della vita all'IIT, all'Istituto Italiano di Tecnologia, nella sede dell'IIT che è alla Sapienza, e diciamo che si occupa soprattutto di un approccio multidisciplinare alle nanotecnologie. È autore di circa di più di 300 pubblicazioni, ha un H-index di 48 e questa sera ci parlerà delle nanotecnologie al servizio della medicina. Grazie mille, Giancarlo. Grazie a tutti voi di essere presenti, buonasera. Allora, nanotecnologie è una parola un po' abusata, e come vedremo forse anche in questo caso per certi versi esagerata, ma che comunque dà un'idea di come uno voglia sfruttare nuove tecnologie che si basano anche su strumentazione e macchine sviluppate per questo specifico settore di ricerca, che comunque è molto ampio, ma che in generale sono tecnologie applicate, in questo caso di cui vi parlerò oggi, a problemi di carattere biomedico. Quello che cercherò di fare è raccontare tre esempi di applicazioni che ovviamente non sono tre esempi a caso, ma sono tre esempi di attività di cui mi occupo più o meno direttamente appunto in questo centro che si chiama Center for Life Nanoscience, che è l'antenna romana, il laboratorio romano dell'Istituto di Nanotecnologia, che come probabilmente sapete ha sede a Genova. Parlando di queste tre applicazioni di ricerca, avrò modo di introdurre alcuni concetti, alcuni elementi che, da un lato, per chi di voi è esperto, saranno presentati in maniera eccessivamente banale, ed anzi, in particolare, comincio a scusarmi con chi ha nella sua attività accademica lo studio della biologia e della medicina, perché userò probabilmente una terminologia troppo naif e troppo semplice, ma spero che questo possa servire anche ad aiutare a capire chi invece non è esperto in questi settori. Io lo sono molto poco, essendo appunto un fisico, e lavorando in questo centro dove uno dei grossi sforzi che abbiamo fatto è quello di far lavorare insieme persone, ricercatori, ragazzi, in particolare giovani, che abbiano chi le competenze in biologia e medicina, chi le competenze in fisica, in chimica e ingegneria, mantenendo ognuno la propria individualità e la propria competenza in maniera molto profonda, ma imparando a parlare e a comunicare con un linguaggio comune con colleghi di discipline diverse. Quindi il nostro approccio è quello che io chiamo di convergenza, non di interdisciplinarità, che è una parola che forse significa poco oggi, oggigiorno. Quindi questo che vedrete sono risultati, ovviamente non saranno soltanto risultati nostri, cercherò di far vedere le cose da un panorama più ampio, risultati di collaborazioni molto strette. Il primo caso è questo dell'optogenetica, due parole su cos'è l'optogenetica e come stiamo cercando di utilizzarla per sviluppare un nuovo metodo di sensoristica e di diagnosi per patologie di tipo tumorale. Rapidamente i passaggi sono questi, ma non c'è bisogno di guardarli ora, li guarderemo mano a mano che si va avanti. Che cos'è l'ottogenetica? Sostanzialmente è una tecnologia di carattere prettamente biologico, nella quale si utilizzano
sistemi di modificazione del genoma, in questo caso parliamo del genoma specifico di cellule neurali, di neuroni, per far sì che quella che è l'attività elettrica standard, tipica di un neurone, quando è nel nostro cervello o quando è in qualunque situazione ambientale che gli permetta di sopravvivere, di fare rete con altri neuroni, che questa attività elettrica possa essere A, letta dall'esterno senza andare a misurare le proprietà elettriche. Storicamente le attività elettriche dei neuroni si misuravano, fatemi dire in maniera brutale, con il test, cioè andando a vedere le correnti. Ovviamente non è un tester che conosciamo, sono sistemi più sofisticati, ma insomma si vanno a misurare le correnti che passano attraverso la membrana del neurone, che camminano come potenziali di azione sulla membrana del neurone. Oggigiorno si usano dei metodi indiretti, che adesso vi indicherò brevemente, ma anche optogenetica significa andare a modificare, a stimolare queste attività elettriche, tutto utilizzando la luce. Nel caso della lettura, perché questo può funzionare? Perché quando si ha questa azione, questo potenziale d'azione attivo negli assoni e nella soma del neurone, c'è una modifica della quantità di calcio, di ioni calcio che sono presenti all'interno del citoplasma del neurone. Quindi potenziale elettrico, nella curva a sinistra, vedete, nella figura a sinistra vedete simultaneamente l'effetto del potenziale elettrico in basso e della concentrazione di calcio nel citoplasma in alto. Se noi facciamo una modifica genetica per cui facciamo esprimere a questo neurone, a questa cellula, degli cosiddetti indicatori di calcio, cioè delle proteine che sono fluorescenti, fluorescente significa che hanno la proprietà di ricevere luce e di emetterla ad una lunghezza d'onda abbastanza ben definita in maniera da poterla leggere con poca incertezza quando si rileva, allora noi possiamo, utilizzando questa luce emessa in fluorescenza, avere informazioni sulla quantità di calcio che c'è all'interno del neurone. Se facciamo questo, visto che la quantità di calcio è legata al potenziale d'azione, abbiamo un'informazione sull'attività elettrica del neurone stesso. Analogamente, possiamo far esprimere su questo neurone dei cosiddetti canali di membrana che si aprono e si chiudono con la luce, con una opportuna lunghezza d'onda, e che sono canali che permettono il passaggio degli ioni calcio. Quindi noi possiamo leggere tramite la luce, fatemi essere breve, la presenza o meno del calcio, la quantità di calcio e quindi l'attività elettrica, e possiamo con altri tipi di radiazione stimolare l'attività elettrica stessa. Questo è un campo di ricerca ormai abbastanza consolidato che va sotto il nome di optogenetica. Che cosa ci porta l'optogenetica? Ci porta per esempio a vedere, questa è l'attività di calcio, in una cultura di neuroni. Questo è un piattino standard in cui sono stati immessi in cultura dei neuroni che sono stati modificati in maniera da esprimere questa proteina che è l'indicatore di calcio. E durante l'attività propria, standard di questa cultura neurale, vedete l'attività elettrica, non la vediamo come attività elettrica, ma vediamo questa intensità luminosa che è esattamente l'intensità di fluorescenza che cambia nel tempo perché questi neuroni stanno facendo attività elettrica. Quando vedete rosso vuol dire che c'è grande presenza di calcio e che quindi quel neurone sta, come si dice, sparando. La stessa cosa, oltre che in cultura, si può fare in vivo. In questo caso, in vivo significa che è stato preso un povero topolino, gli è stato impiantato una fibra ottica o un sistema a telecamera che guarda una regione del cervello, e quello che vedete è l'attività elettrica, vista sempre tramite indicatore di calcio, del cervello del topolino vivo, mentre sta guardando, in questo caso sta guardando quello che succede, cioè lui sta vedendo delle immagini che sono riportate in questa, che sono riportate, se riesco a farlo ripartire, qui. Quindi quando lui vede quell'immagine, i neuroni del suo cervello, ovviamente la zona investigata è relativa alla corteccia visiva, la zona del cervello che lui vede, che stiamo guardando, si illumina o non si illumina, indicando attività neurale. Questo non solo è possibile farlo con il topolino fermo e bloccato sotto un microscopio, ma è ora possibile farlo anche in vivo, mentre l'animale si sta muovendo. E vedete, in questa immagine c'è l'animale che si muove in un percorso rettilineo, ha
attaccata a una fibra ottica che porta fuori le immagini, un sistema di fibre ottiche che porta fuori l'immagine di una parte del suo cervello, e qui in queste tracce sono queste sei zone che vengono evidenziate, e quindi come si comportano, come si correla il behavior, il comportamento dell'animale, guardando l'attività di calcio e quindi l'attività elettrica. E questa è una prima informazione che mettiamo da parte: esiste l'optogenetica. La seconda informazione che dobbiamo, io non so, c'è un ritorno ma non so da dove viene, la seconda informazione che dobbiamo analizzare è quella relativa a il Xenoraptor elegans, che è questo vermetto, un vermetto molto piccolo, lungo un millimetro con un diametro di 50 micrometri, che è un organismo che è diventato un organismo modello perché ha tante caratteristiche interessanti. Il primo è che è trasparente e quindi è facilissimo fare quelle misure che nel caso del povero topolino dobbiamo fare diciamo in maniera molto invasiva. È un animale che ha una grandissima stabilità genetica, è un ermafrodita, si riproduce sempre uguale, contiene un numero di geni che è solo la metà di quello di un uomo. Lui funziona con 20.000 geni, mentre un uomo tipicamente, ancora non è chiaro se sono 30 o 40.000, comunque insomma un numero non molto più grande. Questo animale ha un numero di cellule molto fisso, cioè sempre lo stesso, quando scrivo 959 vuol dire che sono 959, ha un numero di neuroni che sono 302, si conoscono i neuroni dove sono, si conoscono le sinapsi, cioè tutti i collegamenti neurali, e quello che si dice è un connettoma, cioè l'insieme di neuroni e connessioni, che è noto. Come esempi, in questa figura è riportato proprio il connettoma in maniera schematica e una immagine, una ricostruzione dei neuroni. Ognuno di questi colori è un neurone con tutte le sue strutture, i suoi processi, relativo alla parte frontale, che è quella interessante. Perché la parte frontale è interessante? Perché questo animaletto non ha capacità visiva, non ha capacità uditiva, ma ha un ottimo olfatto. E quei neuroni che avete visto, poi riportati qui in un sistema molto schematico per illustrare il connettoma, sono i neuroni del sistema olfattivo. Perché ci interessa tutto questo? Perché adesso vediamo che col sistema olfattivo ci possiamo fare una cosa interessante. E un passo intermedio è mettere insieme l'ottogenetica con questo animaletto, con questo piccolo vermetto. Metterlo insieme significa che possiamo seguirne il comportamento mentre si muove, possiamo con un indicatore di fluorescenza sapere dove stanno i neuroni olfattivi, possiamo, se ingrandendolo, questo è solo un ingrandimento di questo, vedere appunto dove sono posizionati i neuroni olfattivi, e con l'optogenetica possiamo vederne l'attività elettrica. Questa è la stessa immagine qui su una lunghezza di fluorescenza che mi dice dove sta il neurone, e qui con una lunghezza diversa che guarda la fluorescenza dell'indicatore di calcio che mi dice se quel neurone è attivo o non attivo in quel momento. Un caso specifico può essere questo, dove è stato messo l'indicatore di calcio in un solo neurone, che è un neurone che ha un processo esposto all'ambiente, e quando nell'ambiente viene immessa una certa sostanza chimica, vedete, lui si illumina molto di più. Cioè lui è sensibile ad alcune sostanze chimiche, ha dei recettori che reagiscono alla presenza di certe sostanze chimiche, di certe molecole. Questi sono casi test, ovviamente, ma questa cosa ha avuto un risvolto estremamente interessante. Il risvolto è stato individuato per caso da un gruppo di ricercatori in Giappone, e dico in Giappone perché c'è un retroscena importante. Durante un intervento chirurgico di ulcera gastrica hanno trovato delle larve di Anisakis, che sarebbe il famoso parassita del pesce crudo, e hanno trovato le larve di Anisakis nella regione dell'ulcera gastrica. Facendo ulteriori analisi hanno potuto capire che in realtà quella non era un'ulcera gastrica, ma era in realtà un tumore, e hanno pensato, che dice, ma perché stanno lì queste larve? Hanno preso il parente dell'Anisakis, che è molto più semplice da gestire, che è il Xenoraptor elegans, e hanno fatto quelli che si chiamano saggi di chemiotassi. Banalmente,
si prende un piattino, si mettono dei vermetti al centro del piattino, si poggiano dei fluidi da una parte, si poggiano dei fluidi neutri dall'altra e si va a contare quanti vermi si muovono da una parte e quanti dall'altra. Cioè, hanno scoperto che questa Sea Elegance ha un piacere di muoversi nella direzione dei fluidi che provengono da pazienti affetti da qualche forma tumorale, mentre hanno la tendenza a allontanarsi, a scappare da questi fluidi quando provengono da elementi sani o elementi di controllo. Il fluido in esame sono banalmente le urine. Quindi il Senoraptic Elegance si avvicina alle urine qualora queste provengono da un malato e si allontanano quando queste provengono da un elemento sano o sono punturine di controllo. Questa cosa ha immediatamente prodotto una serie di pensieri: perché non usare questo sistema per fare dello screening? Premetto, non si sa assolutamente qual è la molecola che in questo momento che sta provocando questo effetto. Potrebbe essere un singolo metabolita, potrebbe essere un insieme di metaboliti, non è chiaro e non si sa, ovviamente la ricerca è in corso, ma dal punto di vista di chi vuole fare un device, un sistema per fare dello screening, è relativamente poco importante. Ovviamente si sta lavorando, ma si sa che lui sta reagendo in maniera diciamo positiva, ma molto forte, perché vedete tutti questi casi in giallo sono malati, i casi in blu sono individui sani, e quando sono malati questo indice è positivo, quando sono malati questo indice è negativo, quando sono sani questo indice è negativo. Queste misure sono state ripetute poi più volte anche nel nostro laboratorio, sia per i soggetti sani che per i malati, e quindi in particolare stiamo facendo uno studio abbastanza esteso per il caso di brain cancer, di breast cancer, e quindi questa parte è abbastanza confermata. Torniamo adesso all'optogenetica. Questo neurone che vedevate prima è un neurone la cui fluorescenza, quindi l'attività di calcio e quindi la sua risposta a elementi chimici, è sottoposto in queste curve che vedete a urine di un paziente malato di cancro al seno, di tumore al seno. Quindi questa cosa può essere estesa non al singolo verme, ma si può inserire un certo numero di animali in un microchip fluidico, cosa ormai abbastanza standard. Si possono misurare simultaneamente le attività di questo neurone in tanti animali diversi, si possono ricostruire curve, si può fare statistica. E quindi il pensiero finale è passare da quello che è un sistema che sta funzionando in laboratorio e sta misurando l'attività di calcio di quel neurone. Il passaggio fondamentale qui è svincolarsi dal comportamento, cioè mentre io gli sottopongo dei fluidi di pazienti e di sani e vedo se lui si sposta da una parte all'altra, che è una misura, un esperimento relativamente lungo, questi esperimenti di chemiotassi possono durare ore, viceversa se io riesco ad andare a guardare l'attività neurale, quella è una risposta immediata. Quel neurone sarà quello che mi media il comportamento, che farà partire tutta la catena di eventi che fanno sì che quando viene sentita quella sostanza chimica lui sia vicino o si allontana. Ma quel neurone sarà illuminato, nel senso sarà attivo da un punto di vista elettrico e quindi di presenza di calcio, alla presenza della molecola che voglio individuare o che voglio determinare se esiste. E quindi passo da un sistema in cui uso la chemiotassi, uso il comportamento, a un sistema in cui guardo l'attività neurale. Tutto questo appunto è ormai funzionale su un banco da esperimento in laboratorio in queste condizioni, e quello che stiamo sviluppando è un sensore integrato che sia estremamente semplice da usare e che possa, una volta inserite opportunamente i fluidi, le urine di chi si vuole testare, dare una risposta in tempi estremamente veloci e a costi estremamente bassi. Questi animaletti non sono cose rare, qualunque pezzettino di terra, qualunque foglia d'erba è ricoperto di miriadi di questi animaletti. Se li guardate, se sapete che ci sono e li cercate, li trovate. Quindi questo è un primo esempio nel quale sto cercando di dirvi, mettendo insieme tecnologie completamente diverse. L'optogenetica è una tecnologia che nasce e può funzionare perché esiste la possibilità di fare manipolazione genetica,
la fluorescenza è una tecnologia di misura standard, gli indicatori di calcio sono stati sviluppati di recente, ma ormai di nuovo sono standard. Mettendo insieme queste tecnologie con un'idea nuova, si può pensare a un nuovo strumento. Questo nuovo strumento, se funziona, potrebbe essere un semplice pretest per fare uno screening. Ovviamente pre, perché io vi ho detto che i test si stanno facendo adesso con uno specifico tipo di tumore, in realtà per par condicio stiamo facendo anche il caso della prostata, ma non sappiamo se un fluido sottoposto al verme, che ha una risposta positiva, non ci dice ancora, finché non individuiamo i metaboliti specifici, che tipo di tumore è. Però è un pre-screening che ci dice: guarda, c'è qualcosa, approfondiamo le analisi. E sarebbe a costo estremamente basso. Il secondo esempio, di nuovo, è una tecnologia particolare, riguarda una tecnologia particolare e riguarda un altro tipo di patologia. In questo momento parliamo, arriveremo a parlare della sindrome della sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. E partiamo da questa branca della, diciamo, biologia, ma comunque insomma della scienza, che si chiama biomeccanica. Biomeccanica che significa? Significa che ormai è abbastanza, io dico ormai perché probabilmente una volta questa parola non si usava, ma qualche idea c'era, ma comunque ormai è abbastanza acclarato che le cellule fra loro si parlano non soltanto, come banalmente uno può pensare, scambiandosi della chimica, scambiandosi delle molecole, ma si parlano anche toccandosi, nel senso che deformazioni, forze, pressioni relative fra due cellule trasmettono delle informazioni, trasmettono dei segnali. Per studiare come questo avviene, si vanno appunto a stimolare o a misurare le proprietà di queste cellule. Questi stimoli e queste misure possono essere, possono essere fatti in vari modi, toccando con un microscopio a forza atomica la cellula dall'esterno, inducendo dei contatti tramite forze esterne che muovono delle particelle, possono essere magnetiche o meno, applicando delle pressioni, facendo scorrere del fluido intorno alla cellula, appoggiando la cellula sopra una superficie fatta di pillar, cioè di colonnine, per cui la cellula sente forze e pressioni in maniera differente. Queste sono le tipiche metodi per misurare, ma adesso due parole sul perché è importante questa biomeccanica. E il primo caso, ci arrivo in due passi, il primo caso importante è: se io prendo una larva, prendo un embrione di questo animaletto che si chiama zebrafish, anch'esso molto usato in biologia, e vado a vedere come avvengono le divisioni cellulari nelle prime fasi, e queste fanno, diciamo, cominciano a evidenziare il fatto che le singole cellule si duplicano certamente, ma poi si muovono anche, si muovono e si riarrangiano in maniera anche abbastanza complicata, anche creando delle strutture che a priori non sono prevedibili. Già per esempio che ci sia una rottura di simmetria, che si passa da una sfera, come forse è naturale pensare che debba essere, a strutture ovviamente più complicate, che ci debba essere una rottura di simmetria perché alla fine da una sfera arriva un pesce, quindi qualcosa sta succedendo. Questo presumibilmente non è soltanto associato a segnalazioni chimiche, perché una segnalazione chimica non avrebbe la scala di tempo giusta per portare le informazioni, ed è molto più probabile, si sta lavorando su questo, che siano invece le proprietà meccaniche. E questo forse è visto ancora in maniera ancora più eclatante se invece di prendere una larva di zebra ci prendo una larva di drosofila, uno scerino della frutta, e di nuovo ognuna di questi oggettini bianchi che vedete è una singola cellula, e vedete che c'è un grosso movimento collettivo di tutte queste cellule su una scala di tempo non compatibile con la segnalazione chimica. Quindi è il contatto relativo fra una cellula e l'altra che dà informazioni alla cellula stessa di come comportarsi, come dividersi, quando dividersi e come differenziarsi. Se guardate un attimo questo movimento, ricorda, ma dal punto di vista visivo, ricorda molto, no, ci riesco, quello degli storni. Riesco a farlo partire,
che vabbè, è inutile ve lo faccio vedere perché l'avrei visto mille volte nei cieli di Roma questa cosa. È un comportamento molto simile, cioè il moto delle singole cellule ricorda il comportamento abbondantemente studiato da nostri colleghi, come forse qualcuno di voi sa, di questi storni, cioè è un meccanismo di quello che si chiama di flocking, una dinamica collettiva. Nel caso degli storni ovviamente la dinamica è guidata dalla vista, nel caso delle cellule è guidata dal contatto. Queste cellule possono portare a strutture anche particolarmente interessanti, e questo è un esperimento che stiamo conducendo noi, cioè come una cultura di progenitori neurali si sviluppa per creare quello che sarà poi la rete neurale, il tubo neurale, cioè il sistema nervoso e la colonna spinale. Questo è un esempio di un sistema due-dimensionale, quindi sono cellule su un piattino, che col passare del tempo evolvono e stanno per costruire una struttura che si svilupperà adesso qui sulla sinistra, che è esattamente una struttura che ricorda un insieme di cellule con un buco al centro. Questo tipo di filmati possono essere analizzati in maniera, diciamo, adesso non entro chiaramente nelle formule, ma possono essere analizzati con principi di statistica, di meccanica statistica, e possono portare a studiare quelle che sono in questi casi le transizioni di fase. Cioè si passa da un sistema che è isotropo, in cui le cellule sono messe in maniera omogenea, non si vede nessuna struttura, a un sistema in cui con questo indicatore si vede che si sta creando una struttura circolare. Tutte queste cose sono solo per dirvi perché sono importanti le proprietà meccaniche. Le proprietà meccaniche che cosa sono? Le proprietà meccaniche sono, ci dicono come si deformano i materiali quando applico una forza. Un caso è quello della compressione, io prendo una sfera, provo a comprimerla, gli sto cambiando il volume e quindi lei, anche intuitivamente, reagisce con una grossa forza contraria. Se invece prendo un cubetto e provo a deformarlo senza cambiargli il volume, ma shiftando due facce opposte una contro l'altra, faccio una deformazione che si chiama di scorrimento ed è molto meno resistente. Se fosse un liquido sarebbe resistente con una forza di compressione, non sarebbe resistente, non avrebbe nessuna resistenza, le cose sono più complicate, ma comunque in prima approssimazione non avrebbe nessuna resistenza ad uno sforzo di scorrimento. Quindi una prima proprietà, caratteristica delle proprietà meccaniche della materia è quello che si chiama modulo elastico, cioè quanto reagisce se io provo a deformarlo. Prendo un corpo solido, provo a deformarlo in qualche modo, lui reagisce a questa deformazione e mi applica una forza contraria, quanto è intensa, e questo è scritto in questa grandezza che si chiama modulo elastico. Ma non solo il modulo elastico è una proprietà meccanica, un'altra proprietà meccanica importante è quella della viscosità. Nel caso in cui non ho un sistema completamente rigido ma può fluire, quanto facilmente fluisce. L'acqua è il liquido comune che ha la viscosità più bassa di tutti, è facilissimo farla fluire. Altri fluidi di cui conosciamo ovviamente l'esistenza avendoceli a casa hanno una resistenza, una capacità di fluire molto inferiore e sono quindi più viscosi. Queste, diciamo, per quanto ci riguarda le proprietà meccaniche, ci possiamo fermare a queste due caratteristiche. Quindi l'idea di misurare le proprietà meccaniche della materia biologica è: prendo un microscopio qualunque, standard, qui rappresentato da questa immagine, ci aggiungo un sistema che chiamo, per chi lo conosce, spettrometro BRUN, ma non è assolutamente importante saperlo, è un sistema che mi permette di misurare quanto viene modificata la radiazione, la luce che io mando sul mio sistema quando mi torna indietro. Quando mi torna indietro ci avrà una grande componente, una componente alla frequenza, alla stessa lunghezza d'onda, lo stesso colore che ho inviato, avrò delle componenti a colori leggermente diversi, e parlo di leggermente perché sono veramente poco spostati, o in più o in meno, quindi un po' più mando una luce verde, ce n'ho una un pochino più rossastra e una un pochino più bluastra. Se sono in grado di fare questa misura, e questi strumenti ormai lo sono, posso determinare i moduli elastici, che sono semplicemente legati a questa differenza,
Posso misurare la viscosità che è legata a quanto sono larghe queste righe. Qui ci sta l'esempio riportando alcuni liquidi standard, solo per far capire che sistemi diversi hanno proprietà diverse. E posso con questo sistema cominciare ad analizzare e a fare immagini della materia biologica. Immagini di cosa? Immagini dei loro proprietà, quindi o il modulo elastico o la viscosità. Concentriamoci per ora, anzi concentriamoci sul modulo elastico. E questo è un primo esempio, uno dei primi lavori fatti. Parliamo di lavori fatti negli ultimi 5-10 anni, questo perché da un punto di vista strumentale, torno a dire, queste distanze di colore, questi cambi di colore sono estremamente piccoli e sono estremamente difficili da rilevare. Qui vedete un'immagine standard in luce riflessa di una sezione di un'arteria sana, diciamo, quindi una persona perfettamente in salute, e qui accanto vedete la mappa, sarebbe l'immagine del suo modulo elastico. Questa scala di colori, perché ovviamente il modulo elastico noi non lo vediamo, ma lo possiamo inferire andando a fare in ognuno di questi punti, facciamo una misura qui, una misura qui, una misura qui, una misura qui, ogni volta che misuriamo, misuriamo uno spettro, quanto si è spostata la luce, quanto è cambiato il suo colore, dal cambio del colore ricaviamo quant'è il modulo elastico e quindi possiamo mettere accanto a questa immagine, che è un'immagine fatta al microscopio, quindi quello che vediamo con gli occhi, una mappa arbitraria di colore in cui ogni colore è un valore di modulo elastico. Okay? Il modulo elastico si misura in gigapascal, ma è irrilevante, si passa da blu dove il modulo elastico è basso a rosso dove il modulo elastico è un 30% più grande. La sensibilità di questa tecnica è molto alta, per cui riusciamo a ricostruire questa scala. È abbastanza ovvio dire che dove c'è il vuoto, quindi presumibilmente c'è acqua o c'è il sistema di montaggio della fettina di arteria, c'è un certo valore di modulo elastico. Dove c'è il materiale biologico, il tessuto, il modulo elastico è più alto. Questa cosa la posso ripetere nel caso in cui invece ho preso una sempre fettina di arteria, però stavolta di una persona affetta da arteriosclerosi, quindi laddove ci sono delle placche di colesterolo depositate. Queste sono immagini fatte in fluorescenza, dopo aver marcato il colesterolo in rosso e il resto del tessuto rimane blu, oppure del collagene, dove ancora il collagene stesso è marcato in rosso. E la stessa cosa, queste sono quindi immagini standard che vedo con gli occhi perché guardo la luce emessa dalla fluorescenza di quei fluorofori che sono stati specificatamente collegati al collagene o al colesterolo, e questa è l'immagine che faccio dei moduli elastici. Quindi ho le informazioni su dove sono le placche, come sono fatte, quanto sono dure. Questi chiaramente sono studi dimostrativi che servono per far capire che questa tecnica può dare delle risposte correlate e non completamente casuali rispetto a quanto già si sa. Qui non stiamo studiando il deposito del colesterolo nelle arterie, perché quello già si faceva in un'altra tecnica, però ci servono per poter dire: guardate, questa tecnica funziona e mi dà delle informazioni importanti. Informazioni importanti che sono state ormai negli ultimi anni utilizzate in molti campi e anche dando informazioni di carattere biomedico di grande rilevanza. E vi porto l'esempio appunto della sclerosi laterale amiotrofica, della SLA. Allora, ovviamente presumo che tutti lo sappiate, ma più che altro per ripeterlo a me stesso, è una situazione, è una patologia che non è estremamente diffusa, ci sono un quarto di milione di casi in tutto il mondo, ma è, essendo in aumento l'età media, presumibilmente ci sarà un aumento stimato del 70% nei prossimi 30 anni. La fascia d'età più colpita è quella fra i 60 e i 70, ma ci sono tanti casi invece in cui la patologia si sviluppa da giovane. Non esistono test predittivi e c'è una piccola percentuale di casi familiari, cioè di origine presumibilmente sicuramente genetica, perché c'è familiarità, ma sono molto pochi, solo il 5%.
Quindi è chiaro che è una patologia che per il 95% delle volte si sviluppa, diciamo, in gran parte dei casi fra i 60 e i 70 anni, e non c'è modo di prevederla. Allora, un fatto da conoscere è che le cellule che sono colpite da questa patologia, che sono quelle che vengono deteriorate dalla presente patologia, sono i motoneuroni. I motoneuroni sono quelle particolari cellule che sono interfaccia tra le terminazioni nervose e il muscolo. Quindi sono essenziali nel far sì che il controllo centrale sul muscolo sia effettivo. Se un motoneurone non funziona, viene a mancare la possibilità di controllare il muscolo e quindi i movimenti. Ed infatti ben sapete che pazienti affetti da questa patologia hanno difficoltà motorie e di vario tipo, e presumibilmente, anzi in gran parte dei casi, la morte arriva per la impossibilità di respirazione, cioè controllare i muscoli che sono atti a far muovere il diaframma. Allora, ci sono delle evidenze che ci sia una proteina che si chiama FUS, che quando è mutata possa essere la responsabile. Diciamo, è quella proteina che si trova mutata nei casi familiari e che si trova mutata in molti dei casi non familiari, nei casi sporadici. Questa proteina, che indipendentemente da cosa fa, cosa serve, diciamo, in questa, per questo studio non ci interessa, viene segregata dalla cellula nel momento in cui la cellula è sottoposta a uno stress. Questo è un comportamento normale, fisiologico delle cellule. Se una cellula viene portata a lavorare male, con avvelenamento chimico, con un eccesso d'ossigeno, con altri metodi in cui viene, come si dice, stressata, cioè viene portata fuori da quello che è il suo equilibrio, alcune delle proteine che sono nel suo citoplasma e che non sono utili alla cellula per recuperare dallo stress, vengono chiuse in certi compartimenti, si aggrumano, formano dei granuli, che si chiamano stress granuli, perché sono dei granuli che si formano quando c'è uno stress. Passato lo stress e recuperata la situazione fisiologica, questi granuli si rompono e le proteine restano, tornano, quelle proteine segregate tornano a disposizione della cellula per il normale funzionamento. Allora, quello che si ipotizza è che questa proteina FUS, che viene segregata dagli stress granuli, se è nella sua forma mutata, non viene poi più rilasciata, o meglio, rende più difficile la dissoluzione dello stress granule. Quindi c'è quello che succede normalmente, fisiologicamente, le proteine vengono segregate in questi granuli, passa lo stress, i granuli si sciolgono se la proteina è normale, se la proteina è mutata i granuli non si sciolgono. Questa è l'ipotesi che è stata presentata come possibile causa di questa malattia. Certo, poi lo stress granule non si scioglie, le proteine non vengono messe a disposizione della cellula, e la cellula va incontro a apoptosi, muore, e quindi il motoneurone in particolare muore e non funziona più il sistema di collegamento fra il cervello e il muscolo. Come possiamo studiare questa cosa? Prima di tutto ci dobbiamo procurare le cellule, ci dobbiamo procurare i motoneuroni, possibilmente di un paziente, però i motoneuroni non li possiamo prendere perché sono cellule particolarmente complicate da estrarre senza danneggiare l'organismo. Non esistono dei modelli animali efficaci, cioè non esiste il topo con la SLA, e quindi l'unica strada che è praticabile dagli ultimi decenni è quella di partire dalle staminali indotte pluripotenti, che si ottengono banalmente prendendo i fibroblasti dalla pelle di una persona, e possiamo prenderla da una persona sana o possiamo prenderlo da un malato, quindi prelievo di una piccola porzione di pelle, trasformazione in cellule staminali pluripotenti, superano per fortuna tutti i problemi etici che ci sono stati con le staminali, perché sono cellule normali di un adulto, differenziate, ritrasformate in cellule staminali, e poi differenziate in qualunque tipo di cellula specifica, in particolare in motoneuroni. Quindi quello che abbiamo fatto, i nostri colleghi biologi hanno fatto, è ottenere dei motoneuroni con il patrimonio genetico esatto della persona da cui erano state estratte questi fibroblasti dalla pelle,
sia nel caso di persone malate che nel caso di persone affette da SLA. Non basta, queste cellule vanno mantenute in maniera il più possibile simile a quello che succede nell'organismo, e qui c'è un'altra tecnologia, mentre la prima era una tecnologia totalmente biologica, il reprogramming di una cellula a cellula staminale, il differenziamento a cellula fenotipica come un motoneurone. Questa è una tecnologia invece molto più tecnologica, ingegneristica, che sarebbe il bioprinting. Stampo un pezzo di tessuto utilizzando una tecnologia del tutto analoga a quella delle stampanti 3D per plastica, che probabilmente conoscete e che forse avete a casa, solo che invece di stampare tramite un polimero riscaldato, quello che metto come inchiostro non è il polimero, ma è una soluzione in cui ci sono le mie cellule. Quindi bioprinting significa stampare in 3D dei sistemi cellulari. Qualcuno dice che con questa tecnica si potranno prima o poi stampare organi, e c'è un grosso programma della NASA e dell'ESA per far questo, perché c'è un problema di pezzi di ricambio per gli astronauti, ma per il momento diciamo che questa tecnologia ci permette adesso di stampare piccoli pezzetti di tessuto con le caratteristiche del tutto analoghe a quelle di un organismo, di un pezzo di organismo. Per farvi un esempio, queste sono stampe di vasi tramite cellule endoteliali, questo qui è un cubetto, vedete, grande, questi sono millimetri, di cellule epatiche, quindi questo rappresenta un buon campione di fegato per fare tutti i test del caso. Non è ancora il fegato da sostituire, come stanno studiando. Questa macchina qui è in questo momento sulla stazione spaziale orbitale, stanno verificando la possibilità di utilizzarla. Ma dal punto di vista nostro, dei ricercatori, si possono costruire queste cose. Quindi possiamo prendere, mettere insieme tutte queste tecnologie, costruire dei motoneuroni con il patrimonio genetico della persona che ci interessa. Possiamo bioprintare un pezzo di tessuto mettendo insieme il motoneurone, eventualmente il muscolo, eventualmente il neurone che lo comanda, e su queste possiamo finalmente fare le nostre misure meccaniche. Allora, due secondi su questa slide. Questa, nella riga di sopra, c'è tutto quello che vi ho detto partendo da cellule di una persona sana, tutto quello che sta sotto è partendo dalle cellule di una persona affetta da SLA. Questi sono motoneuroni ottenuti con la tecnologia che brevemente vi ho accennato, e qui c'è la proteina FUS non mutata e qui c'è la proteina FUS mutata. Questa è un'immagine standard di un microscopio, come la vedreste se metteste il vetrino, la cellula sotto il vostro microscopio. Questa è un'immagine in fluorescenza, leggermente più complicata, perché ho fatto esprimere al DNA, diciamo agli acidi nucleici, un fluoroforo che me li marca in blu, quindi quello che vedete qui in realtà è il nucleo, la cellula, la membrana è più ampia, questa parte centrale è il nucleo, che come si vede è espresso, colorato in blu in fluorescenza. La proteina FUS è stata associata a un fluoroforo che invece in questa rappresentazione è verde. E quindi, a seguito dello stress, queste sono situazioni, immagini prese immediatamente dopo lo stress, la proteina FUS viene segregata in una regione perinucleare in questi granuletti che sono rappresentati da questi puntini verdi, sia in un caso che nell'altro. Non riesco a distinguere nulla nel caso della proteina mutata e quella non mutata. Se faccio di queste immagini la misura delle proprietà meccaniche, in questo caso di nuovo il modulo elastico, mi accorgo che nella regione perinucleare, nel caso in cui la proteina non è mutata, non succede niente di particolare. Nel caso in cui invece la proteina è mutata, il modulo elastico è molto più alto. È più alto, molto è una parola grossa, però significativamente, statisticamente, più alto. Non ho l'immagine, ma ve la dico. La stessa cosa accade se misuro le proprietà viscose e mi accorgo che la viscosità nella proteina mutata, nei granuli di stress in cui è presente la proteina mutata, sono molto più elevate. Quindi dovete immaginare che questi granuli, quando c'è la mutazione, diventano più rigidi, più solidi,
più stabili, meno fluidi. Questa è una dimostrazione del fatto che quell'ipotesi che era stata sollevata studiando in vitro è effettivamente plausibile. Queste sono cellule vive in cultura, ma sono cellule vive, non fissate. Quindi l'insieme ancora una volta di tecnologie di carattere puramente biologico con tecnologie di carattere più ingegneristico, con la cultura di chi conosce, dei fisici che hanno studiato per anni queste cose, messe insieme portano di nuovo a dei risultati che possono essere importanti, che sono importanti nel campo dello studio delle patologie. In questo caso, in questo esempio, è la SLA. Altri esempi importanti in questo settore sono quello delle cellule tumorali, lo studio delle cellule tumorali, che risultano come cellule, come citoplasma, come membrana, come citoscheletro, hanno un modo elastico più basso rispetto a quelle non tumorali. Questo è un fatto noto, le cellule tumorali creano metastasi perché riescono a squizzarsi, a comprimersi più facilmente e a passare attraverso piccole fessure rispetto a quelle non tumorali. E con questo tipo di misure meccaniche questa cosa si vede molto bene. Quindi vi ho fatto questo esempio, ma ci sono altri casi di applicazioni di questa tecnologia. Un esempio dove mettendo insieme più culture si riesce a ottenere dei risultati che altrimenti non sarebbero possibili, non sarebbero raggiungibili. Tempo passa, rapidamente l'ultimo esempio, che riguarda le malattie neurodegenerative. In particolare parlo un po' più in dettaglio di patologia di Alzheimer, ma comunque quello che dico vale per tutte le patologie di tipo neurodegenerativo. L'Alzheimer, la malattia di Alzheimer, è decisamente più invasiva rispetto alla SLA. Non parliamo di un quarto di milione di casi, ma parliamo di 350 milioni di persone su 3 miliardi. Non è tutta la Terra, questa è soltanto una selezione di paesi. E di queste un quarto, in questo caso un quarto, sono di tipo familiare. Quindi presumibilmente la presenza, la mutazione qui forse è più difficile da un punto di vista spontaneo, ma è sicuramente più presente come mutazione trasmessa. E oltre a queste ci stanno 60 milioni di persone che sono a rischio per lo stile di vita rispetto a questa patologia. Quindi un'incidenza decisamente superiore, un costo, fatemi dire, per il sistema sanitario estremamente elevato. In Italia si valuta che il costo per una famiglia, non il costo per il sistema sanitario, ma per una famiglia, per un paziente Alzheimer, superi i 50.000 euro l'anno, di cui una buona metà sono a carico del sistema sanitario, ma un'altra buona metà sono a carico della famiglia stessa, in termini non, probabilmente non reali, monetari, ma in termini di opportunità perse. Quindi è un'incidenza enorme. La malattia ha un'evoluzione temporale abbastanza, fatemi dire, brutta, nel senso che dal momento in cui la patologia esiste a livello fisiologia non perfettamente a posto, al momento in cui viene diagnosticata possono passare 10, 15, 20 anni. E quando c'è la diagnosi, qualunque intervento è tardivo, perché la diagnosi si manifesta, cioè i sintomi si manifestano come comportamenti non normali, patologici appunto, ma quando viene diagnosticata il danneggiamento del tessuto cerebrale è a livello irreversibile. In questo senso la malattia è brutta, perché se io potessi conoscere che si stava sviluppando a un certo punto della mia vita, 20 anni prima dell'insorgenza dei sintomi, potrei ancora fare qualcosa. Premetto, non esiste oggi nessuna molecola, nessuna cura, ma il motivo per cui non esiste è che quando c'è la diagnosi qualunque farmaco non può funzionare perché il danneggiamento è già stato
fatto e non si torna indietro. L'unico modo che posso fare è bloccarlo il danneggiamento, ma per bloccarlo dovrei fare i trial clinici 20 anni prima di sapere che c'è la patologia. Quindi è una sorta di loop infernale dal quale non si esce e, come sapete, probabilmente tutte le case farmaceutiche hanno sospeso la ricerca sui farmaci anti-Alzheimer perché non riescono a fare i test. Ci sono delle molecole potenzialmente efficaci, ma non si riesce a fare il test. Quindi nasce il problema di: ma io riesco in qualche modo a fare una diagnosi precoce, perché non riesco qui a sapere che la malattia sta partendo e devo aspettare di vedere i sintomi? Il problema principale è che quello che succede qui sta succedendo, ma sta succedendo nel cervello. E come faccio? Allora, ci sono una serie di test possibili che si basano sul prelievo del fluido cerebrosplinale, ma sono test estremamente invasivi. E penso che nessuno di noi sia disposto a fare un test a 30 anni per sapere che poi fra 20 anni, 20 anni dopo avrà la malattia quando non c'è la cura. Allora, come si manifesta, quali sono i sintomi, è abbastanza chiaro a tutti. Ma da un punto di vista fisiologico che cosa succede? Ci sono all'interno del cervello degli aggregati di proteine, e questa è una caratteristica comune a quasi tutte le malattie neurodegenerative. C'è una specifica proteina, che è diversa patologia per patologia, che si accumula e questo non si sa se è la causa, se è un effetto, ma la cosa importante è che c'è correlazione. Quando c'è la patologia ci sono questi accumuli proteici. La proteina tau, è il nome di una proteina, non mi chiedete come è fatta, non è importante, forma degli aggregati all'interno della cellula, nel citoplasma. La beta-amiloide, o l'amiloide beta, forma degli aggregati extracellulari, e quello che si sa post-mortem, quando si può analizzare il cervello di una persona morta per cause naturali, ma che aveva questa patologia, si riscontrano talvolta più di queste, talvolta più di queste, ma si riscontrano questi aggregati. E questo è vero, dicevo, in quasi tutte le patologie. I tipi di proteine cambiano, ma insomma, questo accade sempre. Allora, come faccio io, che non posso vedere cosa c'è dentro il cervello, se non in maniera molto complicata tramite appunto il prelievo del fluido cerebrospinale? Bene, da qualche anno, ma se vedete le date sono veramente pochi anni, si comincia a capire che c'è un pezzo di cervello che si può guardare. E questo pezzo di cervello è la retina. La retina è a tutti gli effetti un tessuto, un pezzo del sistema nervoso centrale, e a tutti gli effetti si può guardare, perché se io con un oftalmoscopio quello che faccio è guardo la retina. Si è cominciato quindi a studiare se questo potesse essere questa... usare la retina come finestra sul cervello, che è la parola d'ordine che si trova in tutti questi articoli, si è cominciato a cercare di studiare se questo potesse essere utilizzato in questo ambito. Cioè, se io riesco a vedere la retina e riesco a vedere se ci sono o non ci sono questi aggregati di quelle specifiche proteine, magari posso vederlo anche quando questi aggregati sono piccolini, non quando sono così grossi che hanno già prodotto, sono già correlati con un grosso danno del tessuto. Un primo studio, primi studi ci sono, e in questo caso si può partire dal topo perché esistono dei modelli di topo, esistono degli animali che hanno la malattia, sono stati creati degli animali, sono state indotte delle mutazioni che fanno sì che il topo esprima tutte le caratteristiche della patologia. E cosa ci dicono questi studi? Velocemente, non è che vi devo far spiegare questi grafici o queste immagini, ma ci dicono sostanzialmente che, uno, quello che accade nel cervello accade nella retina. Ovviamente in un topo non devo aspettare il post-mortem, posso sacrificare un animale ad ogni età e posso andare a studiare il suo cervello, la sua retina ad ogni età. Lo posso fare quindi in funzione dell'età, qui abbiamo il tempo di vita dell'animale in settimane, e mi vado a misurare se ci sono, come sono, quanto sono grandi, sia nella retina che nel cervello dell'animale. Mi accorgo che c'è una perfetta correlazione fra quello che accade nel cervello e quello che accade nella retina,
sia per quanto riguarda la beta amiloide sia per quanto riguarda la proteina tau, e questo mi dice anche qualcosa, perché i sintomi nell'animale, mentre nell'uomo li trovo a 60 anni tipicamente, 70 anni, nell'animale appaiono alla 60esima settimana, alla 50esima settimana. Ma vedete che ci sono placche, agglomerati di queste proteine ben visibili anche a 10 settimane. Cioè, immaginate una persona di 15 anni che a 60 anni svilupperà la malattia, a 70 anni svilupperà la malattia, ma già a 10 anni ha tracce di questi accumuli. Quindi, il tema è, se io riesco a vedere la retina con una grande risoluzione, perché a 10 settimane le dimensioni, questi sono i volumi, le dimensioni di queste placche sono dell'ordine di un micrometro. E se io riesco a vedere la presenza di queste placche sulla retina, però guardando da lontano, senza entrare in un dettaglio tecnico, perché il tempo sta finendo, voi sapete che per guardare con un microscopio cose piccole mi devo avvicinare tanto. Ho bisogno, come si dice in gergo tecnico per chi lo conosce, di una grande apertura numerica. Per vedere, portare al massimo la risoluzione di un microscopio, che è diciamo mezzo micron, per dare un numero, mi devo avvicinare a meno di un millimetro, altrimenti non c'ho speranza. Però invece io voglio vedere cose grandi un micron guardando da fuori dell'occhio, guardando la retina da lontano, da 25 mm. Ecco, se riesco a battere questo, che non è un limite insuperabile, è un limite tecnologico, allora posso cercare di sviluppare uno strumento che mi permetta di fare un'analisi della retina, a qualunque età la vogliate fare, e mi permette di poter dire in quest'occhio, in questa retina e quindi in questo cervello si stanno creando degli accumuli di una proteina. Quale proteina lo posso scoprire, e quindi questa persona nel corso della sua vita svilupperà questa patologia. Ripeto, oggi questa notizia non sarebbe molto interessante, perché non essendoci la cura, anzi sarebbe quasi peggio saperlo. Ma pensate che con questa informazione le case farmaceutiche potrebbero fare i test, potrebbero mettere alla prova quei farmaci che stanno sviluppando. Perché se la casa farmaceutica, un ricercatore della casa farmaceutica, sa che quella persona a 30 anni svilupperà dopo 5, dopo 10, dopo 20 la patologia, può cominciare a somministrargli il farmaco, e poi con un tempo lungo, perché i tempi sono comunque lunghi, provare l'efficacia o meno di quel farmaco. Quindi questo studio non mi serve oggi per fare uno screening di massa, non mi serve oggi per prevedere sul singolo individuo, studiare il singolo individuo e dirgli guarda starai male o no, ma mi serve per far sì che altri tipi di ricercatori che stanno testando dei farmaci possano far in maniera efficace ed efficiente questo test. Salto, il tempo è finito, salto tutti i dettagli tecnici che sono irrilevanti per molti di voi, per chi è fisico e chi poi vuole maggiori informazioni. Il trucco è quello di utilizzare lo scattering per aumentare l'apertura numerica locale effettiva del microscopio e utilizzare e controllare la fase del fronte d'onda, parlo per i fisici, tramite un sistema di specchietti che si chiama Digital Mirror Device. Quindi si utilizza lo scattering tipico di tutti i tessuti biologici per aumentare arbitrariamente l'apertura numerica e arrivare, vi faccio vedere l'ultima immagine, e arrivare ad una soluzione in cui queste sono particelle, sono placche di beta amiloide su una retina di topo che sono state rese fluorescenti e sono viste con una lente da 25 mm, quindi la bassa apertura numerica, bassa risoluzione, oppure con questo sistema di reshaping del fronte d'onda si possono vedere con una risoluzione che è dell'ordine del micron. Quindi diciamo il sistema almeno sul banco ottico, sulla retina di topo sta funzionando, il nostro scopo è portarlo a funzionare nell'uomo nel prossimo anno. Non c'è bisogno di ripetere quello che ho detto, non posso però che non ringraziare tutto il gruppo del centro, tutti i ragazzi e tutti i giovani che si è riuscito a vedere la foto, che hanno partecipato a parte di queste ricerche, a parte sono di letteratura. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Giancarlo, ci sono domande? La, scusami. La potenza luminosa di cui hai bisogno fa sì di saltare lo scattering, però non saltare l'occhio. Sì, lo scattering è un processo lineare, quindi non ho bisogno di saltarlo, però hai ragione, c'è un problema di rilevabilità. Tutte queste misure che abbiamo fatto, le abbiamo appositamente fatte con una potenza di 10 mW, che è quella che è permessa dallo standard per gli oftalmoscopi. Ci sono degli oftalmoscopi che lavorano in fluorescenza e che quindi hanno bisogno di un'illuminazione abbastanza intensa e lavorano a 10 mW. Esistono quindi strumenti approvati dall'Agenzia del Farmaco, dall'AIFA, che lavorano con queste potenze. Quindi ci siamo tenuti su una potenza che è quella permessa. Quindi quando andremo nell'occhio umano già sappiamo che non abbiamo problemi autorizzativi. Ovviamente prima di andare sull'occhio umano andremo sui nostri occhi senza dire niente a nessuno, ma questo è un altro discorso. Dunque, volevo sapere questa informazione, se ho ben capito quindi, sì, nello studio della biomeccanica per la SLA, se ho ben capito quindi si altera la viscosità della parete dell'arteria. No, erano due esempi separati. Sì. Si altera la viscosità di questi oggetti che si chiamano stress granule, granuli da stress, sì, sì, che si formano fisiologicamente nella cellula, ma che quando c'è questa mutazione diventano appunto più viscosi e quindi meno proni alla dissoluzione. Ah, quindi diventano più viscose e quindi viene alterato il rapporto fra il motoneurone e diciamo il segnale che arriva dal cervello. È proprio il motoneurone che come cellula non funziona più. Non funziona più. Funziona, capito, male, perché gli vengono a mancare delle proteine che restano nascoste e segregate all'interno di questi granuli. Sì. Dobbiamo immaginare che queste proteine si nascondono durante la fase di stress e poi non ritornano a disposizione. E quindi da quel momento in poi il motoneurone non lavora bene. La cellula tende a morire. Dunque, il secondo chiarimento che vorrei è questo, a proposito delle patologie neurodegenerative e quindi dell'Alzheimer. E, dunque, a proposito delle proteine tau, c'è un neurochirurgo che scrive sempre sul Sole 24 Ore la domenica, non mi ricordo il nome, un neurochirurgo, anche un ottimo neurobiologo, il quale dice che però bisogna stare molto attenti, perché è stato visto che queste proteine tau si formano anche nei neuroni di persone che non sono affette da Alzheimer. Allora, le proteine tau sono gli aggregati di proteine tau che si formano. Sì. Sì, sì, ma esistono anche una serie di casistiche in cui mancano le beta-amiloidi. Infatti, non ho detto che c'è una... perché non potrei dirlo, che c'è una correlazione causa-effetto, ma c'è una correlazione, cioè laddove c'è la patologia c'è una maggiore presenza di queste placche, una maggiore dimensione, o tau o beta o beta-amiloide o tutte e due. Però è vero, ci sono dei casi di patologie senza aggregati dell'uno o dei casi di aggregati senza patologia, quindi esiste a livello di singoli casi l'eccezione, ma da un punto di vista statistico la correlazione è provata. Statistico significa che se io faccio una correlazione statistica, cioè posso dimostrare, utilizzando i risultati della statistica elementare, che quando c'è l'aggregato è più probabile che ci sia la patologia e quando c'è la patologia è più probabile che ci sia l'aggregato. Ma non è deterministico, è un risultato statistico. Adesso l'ultima osservazione, lei non è un biologo, comunque sempre, non mi ricordo il nome di questo professore, dice che bisogna sforzarsi invece di trovare altre strade per scoprire quali sono, diciamo, le cause più profonde dell'Alzheimer. Questa è la conclusione cui ogni volta che leggo gli articoli... No,
non sono... Di questo professore non mi ricordo il nome, comunque, va bene. Penso che sia corretto, che diciamo, non è ovvio che questi aggregati siano la causa. A me interessa per questo studio, per questo percorso che stiamo facendo, che siano correlate. Perché se sono correlate e io le trovo, c'è probabilità che accada la che la patologia si sviluppi. Che poi non siano la causa, sono d'accordo, ma non, per fortuna quello non è il mio mestiere. Scusa, giusto per intervenire un attimo su questo dibattito, però diciamo che il beta amiloide, quando lo mettono nel cervello dei baby ratti, gli fa venire l'Alzheimer. Questo è provato, c'è un Nature famosissimo di Selko, che è un professore medico di Harvard che studia l'Alzheimer da anni. Il Nature è un po' vecchio ma ancora stracitato, e nei baby ratti gli mettono il dimero, che è la più piccola specie citotossica, e quello già gli induce l'Alzheimer, ora che non sia l'unica causa. E l'altra cosa che volevo dire è che i beta amiloidi sono dovuti al clivaggio della proteina tau, cioè sono dei frammenti di tau che il nostro organismo non riesce più a mandar via, insomma, almeno questo, diciamo. No, la correlazione è provata, questo lo dico per me. Ci sono altre domande? E, diciamo, dal punto di vista del contributo che può dare un fisico e un tecnologo a questi settori, lo scopo è sviluppare tecniche diagnostiche o di utilizzo medico o di utilizzo biologico. Diciamo, la spettroscopia BRUN, la microscopia BRUN è decisamente uno strumento che può avere impatto nella ricerca, non nella medica, non nella medicina. Non altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, prima di ringraziare vorrei ricordarvi che il prossimo seminario, che è di Sofia Randic dell'Istituto Nazionale di Astrofisica sulla Via Lattea, diciamo, è stato spostato, però la brochure che avete preso oggi ha la data corretta, cioè noi ci vediamo la prossima volta il 4 giugno e non è un mercoledì, perché c'era il concerto, come vi ho detto l'altra volta, di Daniele Silvestri qua davanti e non vogliamo stare qui mentre c'è la musica fuori. Se volete andare al concerto, c'è un'altra domanda. Ma tutti questi ragazzi che stanno qui lavorano tutti a questi progetti? Tutti questi ragazzi che si vedono nella foto? Tutti questi ragazzi lavorano a questi progetti e ad altri. Ecco. Ho capito. Altri. Allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo di nuovo lo speaker, grazie, e ci vediamo alla prossima. Buona serata.